Adesso sentiamo un po' cosa dicono i per tifosi avvalorare quello che ci hanno che contattato questa settimana. Ne abbiamo 5, 4 o 5, insomma, da fuori che attendevano Mister De Zerbi in trasmissione. Quindi pregherei la regia di mandare una dietro l'altra, naturalmente facciamo prima rispondere il tecnico e poi mandiamo le altre. C'è Eugenio da Amsterdam, quindi sentiamo che cosa ci ha chiesto via Skype. Eugenio. Salve, sono Eugenio e chiamo da Amsterdam. La domanda che vorrei rivolgere a De Zerbi è la seguente. A parte la consapevolezza tattica che lei riesce ad impartire alla squadra, che tipo di accorgimenti prende dal punto di vista caratteriale e di approccio alla partita? Saluto tutti e alla prossima. Ciao. Ma io ci batto molto su questa cosa, una domanda molto, molto pertinente, molto intelligente, perché poi alla fine gli stimoli che diceva lei prima è la chiave di tutto. Certo. Per quello che io vorrei veramente il pubblico vero che conosco io di Foggia, perché quello ti dà una spinta Quello incredibile. dei 18.000 spettatori. Sì, chiaramente adesso 18.000 non si può perché stanno 5.000, però io so quello che Foggia può dare Certo. veramente alla squadra. Il fatto di non accontentarsi mai, il fatto di cercare sempre qualcosa di più, non è una cosa negativa secondo me. Io perché ho parlato di playoff a novembre? Per cercare di non sedersi, di non accontentarsi mai, di andare oltre. Poi c'è chi lo recepisce in un modo e quindi viene preso da entusiasmo, c'è chi magari si blocca e può dare la sensazione di non impegnarsi, ma non è così. Allora, sentiamo adesso invece Vincenzo da Pomarance, in provincia di Pisa. Buonasera, sono Vincenzo, chiamo dalla Toscana. Una domanda al mister. Mister, la mancanza di idonei campi di allenamento e più in generale di strutture collaterali pro squadra influiranno sulle sue scelte future? Grazie, arrivederci. No, ma è inutile parlare adesso perché sennò sembra di prendere scuse. Una volta ho parlato di campi di Sì, allenamento, infatti. di partita, ma perché era evidente che Ma il era evidente campo, quella sì, domenica, sì. poi Contro la dopo Vigor Lamezia. A proposito, c'è Cristian da casa che chiede se la preparazione è dipesa anche dal non aver avuto dei campi adatti. Io sapevo che a Foggia non c'erano campi, quindi dirlo adesso sarebbe troppo facile. Chiaramente dà fastidio andare magari a Rocchetta ad allenarsi a Certo, fare come 100 oggi, come dice. chilometri, però lo si sa, non deve essere un alibi, deve essere più che altro una cosa che a distanza di 15 anni non è cambiato niente, quindi magari qualcuno avrebbe potuto in questi anni fare qualcosa di più. Ci spostiamo in Germania, Münster, c'è Manuel per il Mister De Zerbi. Buonasera, mi chiamo Manuel della Germania e ho una domanda appunto per il mister De Zerbi. Volevo chiedere se quello stesso calore e accoglienza che lui appunto ha avuto quando era calciatore l'ha avuto anche adesso, anche come allenatore. Grazie, un saluto a tutti gli ospiti studio. Arrivederci. Ma mia moglie è venuta a vedere la prima partita con mia moglie e con i miei figli, perché i miei figli qua, una è nata e l'altro non era ancora in Sì. programma. E quando ho visto la partita con Martina mi ha detto una cosa che lei mi ha visto da giocatore in tutte le squadre. Mi ha detto tu con Foggia c'hai un legame particolare, non so cosa Affettivo, c'è. sì. E in effetti io la sento questa Sì. cosa. È chiaro che all'inizio c'era scetticismo, giustissimo, perché non avevo allenato se non 8 mesi nei dilettanti, ci può essere qualche critica, ma è anche giusta e fa parte del gioco. Sono consapevole di allenare in una grande piazza molto giovane e quindi veramente non mi danno fastidio le Noi critiche. sappiamo che Mister De Zerbi rimane volentieri a Foggia invece di Empoli, sappiamo che nelle ultime ore c'è questa Detto voce dall'amico Gianluca Di Marzio, tra l'altro, di quindi. questo interessamento. ma non voglio parlare di niente perché voglio solo pensare a quello A questo che, momento. sì, a quello che è il Ed è presente. giusto così. Sentiamo Cristian da Roma. Sono Cristian da Roma, buonasera Mister De Zerbi. La domanda che le volevo fare era: questo turnover a cui abbiamo assistito in questi giorni è esclusivamente, diciamo, di carattere fisico dovuto a problemi singoli, o
c'è anche qualcosa, ci sono anche delle motivazioni tattiche dietro. Buonasera e un saluto a Tiziano e a Mitico Channel. Penso che questo l'avevamo già, ne avevamo già parlato prima di questa risposta a questa domanda. Sì. Allora, Agostinone è stato fuori due turni, chiaramente per questioni fisiche, perché Agostinone è un titolare fisso, ha fatto un campionato strepitoso e lui lo sapeva che si sarebbe ripreso, si riprenderà al suo posto già da domenica, quindi vi do già uno. Sì, sì. Subito. Non lo facciamo sentire a Castellammare, però, che tra un po' ci colleghiamo. Minotti è stato fuori perché all'inizio è arrivato giocando poco da Crotone, ha fatto subito bene, poi ha avuto un calo e pensavo che non fosse pronto per giocare 90 minuti. Barracco è stato fuori perché anche lui ha giocato poco, però sono tutti giocati perché qualcuno parlava fuori rosa, non c'è nessun caso di fuori rosa, assolutamente, solo che siamo in tanti e quindi cerco di, chiaramente non tutti partono uguali, però cerco anche di guardare ora soprattutto chi sta più in forma, poi qualche volta si sbaglia, perché come fai ad allenare sbagli, quindi... Senza nulla togliere ai quattro amici che abbiamo sentito finora, l'ultima domanda è quella più pertinente, quindi ti prego di prestare più attenzione, e grazie di Biella che ti fa una domanda tecnica particolare. Buonasera mister, buonasera in studio, sono Grazia da Biella e volevo semplicemente chiedere, ma il mister è single? No, chiede se sei single. Ho la fede, sono sposato da tanti anni e poi facciamo perdere le speranze, grazie. C'è un detto, però in televisione non si può dire, quindi non c'ho tempo. Quindi dopo questa domanda simpatica, prima di riprendere l'approfondimento in studio, direi alla regia di mandare la pubblicità.